Pietro Sino era ricercato dal 2016, un tunisino di 28 anni arrestato dai carabinieri. Valdei dice truffa online sempre dietro l'angolo, denunciati ai carabinieri un 19enne e una 46enne. Mazzara, Denise Pipitone, scatenati sui social, reazione a catene, denunce penali. Mazzara chiude per pericoli di crolli il ponte sul fiume Arena, disagi per centinaia di famiglie. Mazzara strada con Michael Abrodo in città per lavori di posa dei cavi, arrivano le lamentele. Benvenuti al TG Vallo prima pagina, apriamo con la cronaca. Era ricercato dal 2016, i carabinieri di Marsala hanno arrestato un tunisino, sentiamo. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala la scorsa notte hanno arrestato un tunisino domiciliato a Petrosino e ricercato dal 2016. Nei confronti dell'uomo, un 28enne, l'autorità giudiziaria di Marsala aveva emesso un ordine di carcerazione per scontare una condanna ad un anno e 11 mesi per reati vari. Il 28enne si trovava a bordo della propria autovettura allorquando è stato incrociato da una pattuglia di carabinieri in servizio. I militari quindi hanno bloccato l'auto ed hanno proceduto al controllo del tunisino. Per l'uomo è scattato l'arresto ed anche la macchina sulla quale si trovava è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Il 28enne è stato condannato per aver sottratto illecitamente beni ad alcuni cittadini. A termine delle formalità di rito, il tunisino è stato accompagnato presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. I carabinieri di Valdei, cioè al termine di un'attività di indagine, hanno denunciato due persone per reati di truffa e falso materiale. Le indagini dei militari dell'arma è scattata a seguito di una segnalazione giunta da un valdericino che online aveva stipulato un contratto assicurativo risultato poi falso. I denunciati sono un 19enne di Pordenone e una 46enne moldava residente a Napoli. I due denunciati sono accusati di avere incassato la somma di 210 euro attraverso una carta prepagata per la stipula di un contratto assicurativo di un ciclomotore successivamente risultato falso con la società denominata 24H Assicurazioni pubblicizzata online. La polizia di Trapani ha arrestato sei tunisini che erano stati espulsi dal territorio nazionale ed avevano tentato di rientrare clandestinamente in Italia. Cinque sono stati rintracciati al largo delle coste di Pantelleria, mentre uno faceva parte di un gruppo sbarcato nei pressi di Levanzo. I sei uomini, a seguito del lavoro effettuato in equip dagli uomini della Polizia Scientifica, dell'Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile della Questura di Trapani, sono stati identificati ed arrestati. Parliamo adesso di Denise Pipitone, haters scatenati sui social, il servizio. Non solo da 17 anni Piera Maggio e la sua famiglia devono fare conti con la scomparsa di Denise Pipitone, rapita da Mazzara del Vallo il 1 settembre del 2004, ma a più riprese devono subire anche l'insopportabile indignazione di qualche haters che dà il peggio di sé sui social. Ed è ciò che sta accadendo in questi giorni, in special modo su Twitter, dove un paio di scienziati hanno iniziato di nuovo a pubblicare tweet di cattivo gusto su Denise, conditi da meme irrispettose sia verso la stessa Denise che verso i genitori e i familiari. Un'indecenza tale che ha spinto moltissimi utenti a reagire e a segnalare profili di questi haters che presto potrebbero ritrovarsi anche con una bella denuncia penale. Una pagina triste, insomma, in una vicenda già di per sé dolorosissima che speriamo si possa chiudere in fretta. L'assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali ha trasferito altri 6 milioni e 200 mila euro ai comuni siciliani per il pagamento delle rette di ricovero relative alle persone con disabilità psichica. A darne notizia l'assessore Scavone. Con queste ulteriori risorse, ha dichiarato Scavone, abbiamo trasferito agli enti locali isolani per il 2021 un totale di 24 milioni di euro necessari per il pagamento della quota sociale
della retta di ricovero dei disabili psichici. Le somme sono state assegnate sulla base delle schede di rilevazione 2020 trasmesse dai comuni che riportano il numero dei disabili mentali ricoverati e il periodo della loro permanenza presso le comunità alloggio. Sono in totale 2.290 le persone con disabilità psichica in Sicilia ricoverate nel 2020. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Chiuso per pericolo di crolli il ponte sul fiume Arena a Mazara, il servizio. Il ponte sul fiume Arena chiude per evitare rischi alla pubblica incolumità. Lo ha annunciato ieri pomeriggio attraverso un video sui social il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che si è detto dispiaciuto per i disagi che inevitabilmente subiranno le centinaia di famiglie che abitano in contrada a Bocca Arena, che per settimane, probabilmente per mesi, dovranno fare un giro molto lungo per andare verso il centro città. Il ponte, va ricordato, è di proprietà dell'ex provincia di Trapani, ente che ha competenza nel programmare e realizzare i necessari interventi di manutenzione straordinaria. Ma questo poco interessa ai cittadini che subiranno i disagi. L'ordinanza di chiusura temporanea del ponte è stata firmata ieri dal dirigente provinciale Giuseppe Scalisi per evitare qualsiasi tipo di rischio a causa degli evidenti segni di corrosione presenti in varie parti del ponte. Il provvedimento prevede, nel dettaglio, l'interdizione lungo il ponte alla circolazione e al transito di tutte le categorie di utenza veicolare e pedonale che si protrarrà durante l'esecuzione dei lavori e sino a completamento degli stessi. Da anni, infatti, si attendono i lavori di manutenzione straordinaria del ponte. Da anni, da più parti, sono partite richieste di intervento da Mazara verso Palazzo Riccio di Morano a Trapani. Ma siamo a settembre 2021 e ancora nulla è stato fatto, o quasi. La storia del ponte ricorda per certi versi quella della strada provinciale 38 Mazara Torretta, anch'essa di proprietà dell'ex provincia. In questo caso ci sono voluti anni ed anni affinché l'intervento venisse realizzato e portato a termine per vari motivi di natura amministrativa e burocratica. Ed anche nel caso del ponte la storia sembra, per certi versi, ripetersi. Risale addirittura al febbraio 2018 il decreto del Ministero dei Trasporti con il quale sono state stanziate somme per la viabilità secondaria. Tra questi interventi, il successivo ottobre l'ex provincia ha inserito i lavori di manutenzione straordinaria per il ponte sul fiume Arena. L'ok del Ministero a tale intervento è arrivato poi a gennaio 2019 con un finanziamento di oltre 1 milione di euro. Da allora però sono passati quasi 3 anni ed i lavori non sono nemmeno iniziati. I tempi lunghi della burocrazia quindi l'hanno fatta da padrone. Da gennaio 2019 ci sono voluti 6 mesi per nominare il RUP, poi tutto il resto dell'iter, a partire dall'indagine di mercato per affidare il servizio di progettazione, conclusosi ad agosto 2020 con l'approvazione del progetto stesso da parte dell'ex provincia. Il passo successivo è stato quello di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'appalto è stato aggiudicato a febbraio 2021 all'impresa Valoris Car Consorzio Stabile di Roma, che poi però ha rinunciato all'appalto il successivo 20 aprile 2021. La procedura è quindi proseguita con l'aggiudicazione alla ditta seconda classificata. I lavori sono stati nuovamente aggiudicati a giugno 2021. Il resto è attualità. In attesa delle consegne del cantiere, la situazione del ponte si è aggravata e si è giunti all'ordinanza di ieri. E il percorso alternativo per raggiungere la strada provinciale 38 provenendo dal centro e viceversa è lo stesso già fissato con precedenti ordinanze, fa sapere il comune di Mazara. Percorso dalla statale 115, dell'SP85, dell'SB4 e viceversa a seconda del senso di marcia degli utenti.
E la chiusura del ponte è stata resa nota ieri pomeriggio dal sindaco Quinci con un video su Facebook. Sentiamo. Noi siamo intervenuti diverse volte per sollecitare, porre l'attenzione sulle condizioni precarie del ponte, le segnalazioni dei diversi gruppi politici, le preoccupazioni legittime dei residenti e dei comitati di quartiere ci hanno portato a chiedere un'azione cautelare di verifica della stabilità del ponte che è stata eseguita nel mese di agosto. Io stesso ho sentito più volte il commissario Cerami per assicurarmi che i controlli fossero effettuati e poi gli eventuali interventi di recupero. Lo stesso mi riferisce che la perizia ha evidenziato una situazione di danneggiamento avanzata con un grave rischio per la stabilità del ponte dovuto alla corrosione dei pendini a supporto della struttura. Per cui il commissario Cerami è stato costretto a emettere un provvedimento immediato a tutela della sicurezza e l'incolumità pubblica. Io ho già attivato tutti gli uffici che si stanno adoperando per una verifica di adeguatezza e sicurezza del percorso alternativo che insiste sulla strada di Contrada Lozzano e si ricongiunge con la via Marci. Per come preannunciato dal commissario Cerami, i lavori dovrebbero iniziare entro questo mese. Io vi terrò aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori e vi invito per ogni problematica a segnalarla immediatamente agli uffici che si adopereranno subito. Carissimi, sono dispiaciuto del disagio che sicuramente ci sarà, ma questo è un passaggio indispensabile a fine di garantire la sicurezza di tutti quanti. L'ufficio ambiente del comune di Alcamo ha reso noto che sabato la ditta incaricata, la CSRL con sede legale a Palermo, eseguirà un intervento di sanificazione delle scuole alcamesi. Gli edifici scolastici che saranno sanificati sono quelli della direzione didattica San Giovanni Bosco e degli istituti comprensivi Nino Navarra, Sebastiano Bagolino, Pietro Maria Rocca, Maria Montessori. Il Consiglio Comunale di Alcamo nella seduta del 7 settembre ha approvato all'unanimità lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari distrettuali. L'approvazione in Consiglio Comunale segue la sottoscrizione del primo disciplinare del distretto sanitario 55 di cui il Comune alcamese è capofila. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. L'amministrazione comunale di Trapani, dopo il positivo esperimento di qualche giorno fa presso il rione Sant'Alberto, intende replicare anche in altre zone della città la campagna di vaccinazione straordinaria in collaborazione con l'ASP. In particolar modo, vista l'elevata concentrazione di concittadini positivi al Covid-19 al rione Cappuccinelli e al quartiere Fontenelle, il sindaco Tranchida ha chiesto ufficialmente all'ASP di Trapani di ripetere l'esperienza del centro di Novi via nelle aree del rione Cappuccinelli e Fontanelle. Il vaccino è l'unico strumento fondamentale e imprescindibile per tornare a vivere, dichiara il sindaco Tranchida. Dopo l'ottimo riscontro della prima giornata, riteniamo corretto coinvolgere anche parrocchie, scuole, associazioni e comitati di quartiere nell'organizzazione delle nuove date al fine di far confluire il più ampio numero di persone possibili. L'amministrazione comunale di Partanna ha ottenuto il finanziamento di 4.600 euro da parte del Ministero della Cultura per l'acquisto di libri destinati alla Biblioteca Comunale Francesco Saladino, l'unica online della provincia di Trapani che ha aderito alla prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Un telespettatore ha scritto alla nostra redazione sui lavori in corso nella città di Mazara. Sentiamo. Oltre a puntare l'attenzione sulle vie dei tesori, bisognerebbe che a Mazara del Vallo qualcuno si prendesse la briga di puntare la dovuta attenzione anche alle vie dei disastri. Scrive così un arrabbiatissimo telespettatore mazzarese, ma non è sicuramente l'unico ad alzare la voce sui tanti lavori che da qualche mese stanno interessando le strade dell'intera città. E sono lavori, per quanto è dato sapere, per la posa di cavi, lavori che stanno letteralmente squassando il già precario manto stradale della stragrande maggioranza delle strade cittadine. Lavori con tanto di scavi che alla fine lasciano delle ferite profondissime e non rimarginate, con la conseguenza che è diventata una vera e propria avventura per automobilisti e centauri poter circolare con i propri mezzi. Oltre alle buche e da tutto l'ambaradan che già da tempo avevano trasformato le strade cittadine in vere e proprie trazzere, si sono aggiunti ora questi lavori, probabilmente necessari, ma che dovrebbero prevedere l'immediato ripristino del manto stradale laddove gli scavi sono stati completati, anche per evitare il rischio di pericoli per la pubblica incolumità. Insomma, conclude il telespettatore, sembra di stare sulle montagne russe ed il pericolo di qualche incidente è sempre dietro l'angolo, soprattutto allorquando cala la sera e in alcune strade poco illuminate si riesce a vedere davvero poco. Ed allora la domanda che si pone è su chi ha la responsabilità e il dovere di attenzionare il problema e quindi di porre in atto i dovuti interventi riparatori. La cappella dell'ospedale Belaiello di Mazara questo pomeriggio alle 18.30 accoglierà il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Si entra dal lato del pronto soccorso, cioè dalla via Novara, e nell'atrio all'aperto saranno sistemate le sedie dove sarà celebrata la messa. Al termine della messa poi il reliquiario sarà portato a piedi nella vicina parrocchia Cristo Re. Domani il reliquiario sarà di nuovo in ospedale, visiterà i pazienti ricoverati e il personale dei reparti. Dalle 12.30 alle 16 poi il reliquario sosterrà nella cappella. In chiusura una nota di sport: il Mazara Calcio sabato presenterà degli sponsor per la stagione sportiva 2021-2022. L'evento avrà inizio alle 18 presso l'hotel Casena De Colli a Palermo, dove la squadra è stata ospitata durante il ritiro precampionato svolto nel capoluogo siciliano. In anteprima verrà presentato in esclusiva il promo Mazara Calcio e non solo calcio, realizzato dal regista cinematografico Rosario Neri. E vi lascio adesso alla programmazione, non sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.